Ma come? Sarà questa la stanza al campus che avremo? Ehi! Aspetta! Questo cos'è? Diamo un'occhiata! Tieni, reggi la chitarra, ho un lavoro da fare! Adoro prendere i muri a martellate! Forza! Vedrai, costruirò la stanza più bella del campus! No, ma che fai? Hai fatto un buco enorme nel muro! Sì, non è bellissimo! Guarda adesso quanto spazio extra abbiamo! Wow, incredibile! Va bene, voglio provare anch'io da qui! Brava, prendi lo slancio, eccellente! Ok, direi basta così, mi infilo dentro! Sbrigati, ti seguo a ruota! Questo spazio è molto meglio dell'altro, no? Sì, sono così contenta, faremo tutto come pare a noi! E salve, sì, mi serve un architetto per la nuova stanza! Ok, non preoccuparti, arriverà tra poco! Eccolo! Buongiorno, dobbiamo ridecorare tutto perfettamente! Capisco, vediamo! Se questo spazio ha grandi potenzialità... Ecco il mio progetto, che ne pensate? Sembra bellissimo, perfetto! Ma che no, non è come lo vogliamo! Va bene, non c'è problema, ho altri progetti! No, detesto il blu, è triste! Allora un po' di giallo limone? Non so, va bene forse. Ok, aggiudicato, non preoccuparti, verrà benissimo. Perfetto, il totale è questo qui. Ma non possiamo permettercelo, o forse no! Non è nel budget, no? Beh, ragazze, l'arte non è gratis, addio. Fa nulla, possiamo fare da sole. Vieni. Visto? Questo sì che possiamo permettercelo. Sì, immagino, c'è un sacco di roba qui. Fidati, basta capire al volo che cosa ci serve. Magari quel busto o quella lanterna. O quella! Ecco che cosa ci serve, da qui un po' di soldi. Va bene, ecco qui, signorina. I nostri soldi. È uno scherzo, non basta neanche lontanamente. Ce ne servono di più. Ok, prendi questi. Bastano ora? Ecco qui. E grazie mille per tutto. Ehi, ma cosa... Abbiamo comprato tutto il mobile? Oh, sembra proprio di sì. Non dimentichi gli altri acquisti. Va bene, grazie ancora e buona giornata. Ehi, guarda, ho qui il materasso che abbiamo comprato. Sì, srotolalo adesso. Giusto, ci siamo. Non male, eh? Metto una copertina. Ne ho una gialla proprio qui. Ah, confortevole. Ma non ho finito, mi serve la colla per la prossima fase. Aggiungo giusto un po' di colla sul lato inferiore. Così, solo un po' all'angolo. Ora è pronto per la coperta, così starà al suo posto. Che te ne pare? Non ti sembra comodo e accogliente? Sì, ottimo lavoro. Ma adesso tocca a me. Farei meglio a spostarti, ho gli scaffali da montare. Pronta? Ecco il prossimo. E l'ultimo. Wow, ho quasi perso l'equilibrio. Ok, questo va sopra. O alla base, insomma. Bene, adesso aggiungo io qualcosa. Striscio qui dentro. Ho portato tutti i miei cuscini. E la mia lampada fenicottero, che bella luce che fa! E anche qualche mio libro preferito, ecco! Non dimentichiamo le piantine! Mi fanno così felice! Devo assicurarmi che i cuscini siano soffici e comodi! Ehi, secondo me abbiamo fatto tutto! Che bella stanzetta comoda è tutta nostra! Bellissima! Ok, metto a posto la mia collezione di dischi! Ah, qui non c'entrano. Forse in questo? No, ha già riempito tutti i cubicoli. Si è presa tutto lo spazio, non è giusto. E ora che faccio? C'è ancora spazio, ma non ci sono scaffali da usare. Forse troverò qualcosa nella vecchia stanza. Ci sarà qualcosa di utile. Ah, ci sono delle vecchie VHS? Forse ho un'idea. Sì, funzionerà, devo provarci subito. Venite con me, voi. Siete superate ormai, ma ho pensato a come rendervi di nuovo utili. Wow, meglio metterle giù. Ok, qui ci vuole un po' di colla. Oh sì, quello che mi serve. Metto della colla all'estremità di questa cassetta. E ora posso metterti dove voglio io, su un'altra cassetta. Costruisco una struttura con le videocassette, esatto. E pensare che una volta servivano a guardare i film. Ah, che faticaccia. Ma adesso ho un nuovo mobile dove mettere le mie cose. Sfera strobo, i dischi e metto qui anche la scacchiera. Oh, e la lampada!
Fantastico, sono proprio fiera di me stessa. Ma che bello, tutta la roba al suo posto. A questa stanza manca ancora qualcosa, però. Bisogna riempire le pareti e mettere qualche poster. Eccone uno. E poi un altro. E anche un terzo. Un cielo notturno con i pipistrelli come piace a me. Questo posto comincia a diventare come voglio io. Lo adoro. Adesso però mi riposo. Sono stanca e voglio dormire. Buongiorno! Wow, guarda che hai fatto mentre dormivo! È tutto bellissimo, ma adesso è l'ora del tè! Ehi, sei sveglia? Ti ho preparato del tè! Oh no! Ehi, ma che maniere! Ora il tè è finito sul tappeto, insomma! Scusa, volevo farti una sorpresa! Fa niente, tranquilla, qui ho qualcosa che ci aiuterà! Ecco qui, del nastro! Metto strisce di nastro sul tappeto. Ad angoli e lunghezze diverse da tutti i lati. Ecco qui. Questo era l'ultimo pezzo, lo metto qui. Adesso ci vuole un po' di vernice spray. Uso vari colori per riempire gli spazi sul tappeto, come arancione e verde. Proprio così. Adesso anche del viola. Sembra quasi carnevale, vero? Ecco qui! L'ultimo spazio adesso è colorato. Adesso che si è asciugato, rimuove il nastro. Visto? Rivela il motivo sottostante. Wow! Il tappeto adesso è un'opera d'arte! Che ne pensi del mio nuovo tappeto? Provalo, dai! E va bene, proviamo! Sei così ingegnosa! Lo so, sono un piccolo genio. Sì, hai proprio ragione. Che noia! Jen! Ehi! Jen! Devo solo azzeccare questo accordo! Oh, smettila di urlare il mio nome, sono impegnata! Ah, sì? Vediamo se riesci a suonare con qualche distrazione. Ancora un po' più vicino. Ah! Ehi, piantala! Fila via da qui! Wow, guarda come vola! Mi ha dato un'idea! Sei pronto, Slinky? Cominciamo! Devo solo attaccare questi ganci al soffitto e adesso posso appendere il mio Slinky. Ottimo! Devo solo aggiungere un altro paio di ganci. Wow, che bei colori! Lo adoro! Oh, povera Jen! Che c'è? Non sto mica giocando col Poppit, eh? Tieni! Ah, ok! Ehi, ho un'altra grande idea! Se lo appendessi al muro tipo così... Sì, fantastica idea! Adesso mi servono gli altri Poppit. Devo riempire tutto lo spazio vuoto. Li metto qui nello spazio vuoto rimasto. E ne aggiungo altri su questa parete. Non è mica proibito decorare gli angoli delle pareti. Ancora un po' per fare tutto simmetrico e ho finito. Sì, lo adoro tantissimo! Adesso posso giocare coi Poppit ovunque! Pop, 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 pop. Wow, guarda che hai fatto in quest'angolo! È così divertente, mi piace, bravissima! Oh, ho un'idea! Ecco, ti scatto una foto! Bel selfie con la parete, eh? Ciao! Guardatemi mentre mi diverto coi miei Poppit! Perfetto, guarda la foto che ti ho fatto! Soprattutto questa! Incredibile, che foto fantastica, mandamela subito! Ah, questa stanza è sempre più confortevole. Che sta combinando Jen adesso? Attenzione, stiamo rotolando proprio da quella parte! Ecco, il posto che volevo. Ta-da! Ho fatto un puff. Wow, così morbido e carino, come l'hai fatto? Te lo dico subito, con qualche cartone di uova. Li ho messi uno sull'altro. Sono molto comodi da impilare. Quando la pila era alta abbastanza, l'ho inclinata di lato. Poi è arrivata la parte difficile. Con la pila ho creato una specie di fisarmonica, vedi? E ho fatto un cerchio con le due estremità. Poi ho aggiunto un po' di carta espansa per il cuscino. Avevo una coperta gialla e ce l'ho messa sopra. Poi ho usato un grosso elastico viola per tenere la coperta a posto. Ed ecco fatto! Il mio lavoro è completato! Non solo, ma anche la nostra stanza è completata adesso! Non posso crederci, è davvero un lavoro fantastico!
puoi dirlo forte, la nostra comoda stanza con tutti i suoi comfort e i pop-it. Quella è la mia parte preferita, ma non tralasciamo il tuo bellissimo angolo artistico e il tuo letto. Ah, abbiamo sudato, ma ne è valsa la pena. Dammi il 5! Allora, ricorda di telefonarmi ogni tanto, ma soprattutto ricorda di innaffiare spesso la pianta. Ecco l'innaffiatoio, mi raccomando, abbine cura. Ci sentiamo presto, ti voglio bene, ciao! Che noia innaffiare le piante. Adesso vieni con me, piantina, va bene? Chissà poi cosa ci troverà di tanto importante in una pianta. Ok, resta qui, va bene? Ah, finalmente posso suonare la chitarra quanto mi pare! Me la spasserò qui da sola mentre lei non c'è. Eccoci, suoniamo a tutto volume! E ora sotto coi videogame! Non vedo l'ora di andare a letto. Ah, niente di meglio di un po' di esercizio al mattino, mi sento in forma. Sono pronta per andare a scuola. Devo fare subito i compiti, così mi tolgo il pensiero. Non mi voglio alzare. Ah, farò tardi a scuola, devo scappare! Questo gioco mi ha annoiato ormai. Basta così, mi sono stufata. Ho la sensazione di aver scordato qualcosa. Un attimo, ma che giorno è oggi? Torna la mamma a casa! Oh no, ecco che cosa mi ero scordata! Che disastro! E adesso che faccio? Forse se le do un po' d'acqua si riprenderà da sola? No, non c'è più acqua qui dentro, sono nei guai. Magari invece dell'acqua le do una bibita? Le piacerà? No, meglio di no. Non farei che peggiorare la situazione. Oh, forse questo la farà tornare in vita. Forza, piantina, riprenditi. Niente, eh? Non so che fare. Però, forse so cosa posso usare. Ok, rovescio a testa in giù il vaso. Poi metto qui dentro un po' di tintura bianca e arancione. Aggiungo anche del blu e del rosa. E per finire un tocco di giallo. Adesso verso tutto qui sopra, con molta attenzione. Guarda, ecco il rosa! Oh! E adesso il verde e il blu! Fatto! Versato tutto il colore sul vaso, lo facciamo asciugare così. Poi prendiamo uno spaghettone e lo tagliamo. Ecco, mi serve solo questo pezzo. Adesso lo faccio a piccole strisce. Comincia già a somigliare a un cactus. Benissimo, e adesso dobbiamo colorarlo tutto. Con il verde sembrerà proprio una pianta vera. Sta venendo benissimo! Adesso qualche macchiolina gialla. Per farlo ancora più realistico, metto delle spine. Sistemiamole, così andrà benissimo. Perfetto! Non mi resta che metterlo nel vaso. Mamma, bentornata! Com'è andato il viaggio? Tutto bene, come stai? Mi sei mancata. Benissimo! Ho dato l'acqua alle piante, come mi avevi detto. Wow, vedo, bravissima! Non mi sembrava che fossero cactus quelli, comunque sono molto belli. E sai, ho il pollice verde io. Meglio così. Ho un regalo per te, tesoro. Una piantina tutta per te. Oh, una piantina tutta per me, che bello! Grazie, mamma. Oh, è così carino. Dobbiamo fare qualcosa per quello spazio vuoto. Ho trovato! Devo fare una telefonata veloce. Salve, ci serve aiuto, per favore. Oh, sei già qui? Ciao! Questo è un lavoro coi fiocchi. Non sbirciare. Gli artisti sono gelosi del loro lavoro. Oh, l'adoro! Te li sei guadagnati. Dov'è il resto? Me ne vado. Ehi, torna qui! Puoi avere queste tele vuote. Cosa? Vorrà dire che dipingerò qualcosa io. Prendo la prima tela, poi ci metto sopra della pittura rosa e con poche decise pennellate ricopro l'intera tela. Vedi? Poi ritaglio questo disegno di un elefante e faccio lo stesso con le altre tele e con gli altri animali. Ambarabacci ciccocò! Ho vinto! Sul serio? E va bene, nasconditi! Sto contando! 1, 2, 3, 4. Ok, devo trovare il nascondiglio perfetto. Vediamo, ci sono! Mi nasconderò dietro il divano. 8, 9, 10. Vediamo. Dove si sarà nascosta? Oh. Oh, ma dai, nemmeno hai dovuto cercarmi. Beh, non ti sei nascosta tanto bene. Appena mi sono girata ti ho vista. Ok, Ambarabacci ciccocò.
Di nuovo devo nascondermi. Ah, ti pareva. Almeno impegnati di più stavolta. 9, 10. Ok, sto arrivando. Stavolta cercherò qui. Ecco, come pensavo. Ma mi hai trovata subito di nuovo. Dana, ancora una volta. Non ti stai impegnando molto. Oh, mi trova subito ogni volta. Devo provare a nascondermi meglio. Forse fuori troverò dei nascondigli migliori. Vediamo cosa c'è qui intorno. Cartone, un bidone, la cassetta della posta. Forse mi è venuta un'idea. 9, 10. Ok, ci sono, ti trovo. Pensavo di trovarla di nuovo qui e invece... Adoro queste patatine extra salate. Era lei forse? No, non può essere. Non è nemmeno dietro le tende. Almeno si è impegnata. Ho cercato di superare questo livello per secoli. Ma dove si è cacciata? La troverò. Oh, dov'è? Ho cercato dappertutto. A meno che... sarà uscita? Un attimo, cosa c'è lì? No, nulla, non è nemmeno qui. Devo dargliela vinta. Quanto tempo è passato? Ah, non ho l'orologio. Incredibile, non aveva mai vinto a nascondino prima d'ora. Luna, dove sei? Ah, ho vinto io! Dovevi vedere la faccia che hai fatto. Ho vinto, vieni. Oh, ma dai, mi hai battuto solo perché hai costruito quel coso, altrimenti avrei vinto io. Ehi, detenuta, luci spente. Ah, va bene. Se n'è andato? Adesso mai più. Forza, bel cucchiaio, è ora di metterci al lavoro. Devo solo spingere questo via dal muro. Devo filarmela via di qui. Chi avrebbe detto che scavare un tunnel fosse così faticoso? Acciù! Quanta polvere! Dai, al lavoro! Sono sveglio! Oh? Che cos'è questo rumore? Ah, ce l'ho fatta! Che cosa? Sto sognando! Mi sono addormentato! Io non ci torno lì! Mangia la polvere! È il momento per scappare! Ah, te l'ho fatta sotto il naso! A mai più rivederci! Oh, wow, sei alto! Ciao, io sono Ava, piacere! Se non ti spiace, stavo andando via! Ma dai, le manette, non ti sembra un po' troppo? Ce l'avevo quasi fatta! Ah, la colazione è il pasto più importante! Dai, forza! Non vuole saperne! Oh? Ma non erano due? Oh no! No! Tanti saluti alla mia omelette! Oh no! Anche tu! Nemmeno per sogno! No! Non si è posto impedirlo! Oh. Preso! Per un pelo! Però mi è venuta un'idea! Togliamo il seme dell'avocado, poi anche tutta la polpa. Versiamo del cemento dentro la buccia. Dobbiamo riempirla tutta, sì. Poi rimettiamo il seme al suo posto. Quando il cemento è asciutto lo togliamo e dipingiamolo con qualsiasi colore. Io ho scelto un bel verde avocado. Ecco un portauovo. Nessun uovo potrà scappare via. Prova a rotolare adesso, se ci riesci. Non si vede nessuno in giro, è il mio momento. Ehi, ma che diavolo stai facendo? Spostati. Hai scritto su tutte le pareti. Beh, sai com'è, devo completare il mio teorema. Ma su ogni superficie della cella, che cavolo! Ascolta, il teorema è il nostro piano di fuga. Grazie a questo ce ne andremo di qui. Giuro, è un piano infallibile. Sempre che i calcoli siano giusti e tutto sia fatto con precisione. E poi possiamo scappare, non ti seguo. Ma dai, è semplice, la libertà hai presente? Correre nei prati, sotto il cielo blu dove ci pari. Togliti di mezzo, correre nei prati. Mi stavo giusto allenando per la maratona. Insomma, quello era il mio sogno. E va bene, aspetta però, anch'io ho un'idea. Guarda qui, vedi il mio bicipite? Capisci che intendo? No. Ma come? Fa uno sforzo. La forza è la chiave per uscire di qui. Mi segui adesso? Capito? Allora te lo ripeto, la forza è la chiave che ci fa uscire da qui. Dimmi che hai capito. Attenta, c'è la guardia. Ci ordinerà di alzarci. Sarà meglio fare come dice.
Ecco gli asciugamani, signorina. Fatevi la doccia, muovetevi. Aspetta, Annie. Non lavarti il viso, ok? Ah, sì, il tuo teorema, afferrato. Hai visto? Non ho cancellato niente. Oh, no! Ma com'è possibile? Hanno cancellato tutto! Il teorema! Ehi, stai bene? Che mi è successo? Ho perso i sensi. Hanno cancellato il teorema, ma tranquilla, abbiamo ancora i miei muscoli. Mi segui? Sì, mi segui. Ancora coi tuoi muscoli, non ce ne andremo mai di qui. Come decoreresti la tua stanza? Faccelo sapere nei commenti. Non dimenticare di mettere like al video e di condividerlo con gli amici. Iscriviti al canale per altri video come questo.